Zona Sport, a cura di Roberto Dalla Bella. La pallacanestro mantovana è pronta a ripartire dopo la sconfitta nei playoff dell'anno scorso che ha fermato la cavalcata verso la 1. Dalla scelta di avvicinarsi alla città per avere un ruolo più importante sul territorio all'arrivo di nuovi giocatori, sono tante le novità della stagione 2016 degli Stings, a cui è dedicata la puntata di oggi di Zona Sport. A tutti gli amici in ascolto un saluto da Roberto Dalla Bella e benvenuto al responsabile del settore tecnico della società, Adriano Negri. Grazie a voi. La squadra arriva da una stagione positiva che si è chiusa però con una sconfitta ai playoff. Cosa resta di quella sfida? Della sfida finale amarezza, della stagione un buonissimo ricordo, perché insomma siamo stati primi in classifica a due giornate dalla fine, abbiamo avuto una stagione positiva, siamo arrivati secondi alla Coppa Italia, quindi insomma abbiamo avvicinato pubblico alla nostra squadra, quindi insomma credo che il lavoro fatto la stagione scorsa debba essere considerato positivo. Onestamente l'amarezza finale non ce l'aspettavamo, avevamo chiuso il terzo posto in classifica, almeno un turno di playoff era possibile superarlo, purtroppo alla fine anche gli innesti che abbiamo messo non sono serviti ed è spiaciuto molto perché la società ha fatto degli sforzi importanti per poter lasciare un ricordo importante alla piazza e alla città di Mantova. Il 2 ottobre inizia ufficialmente il campionato di A2, cosa si aspetta dalla nuova stagione e qual è l'obiettivo di quest'anno? Quest'anno come obiettivo ci siamo dati quello di guardare al futuro, quindi abbiamo un budget leggermente inferiore alla stagione scorsa e quindi siamo stati costretti, ma era un po' la nostra volontà, quella di lavorare in prospettiva, quindi abbiamo costruito una squadra insieme allo staff tecnico che possa avere dei ragazzi futuribili, abbiamo alcuni di loro legati per 2-3 anni e quindi insomma abbiamo cercato di fare un ragionamento che fosse mirato dal punto di vista tecnico ad un progetto e abbiamo fatto lo stesso ragionamento con lo spostamento in città della squadra per dare anche lì progettualità di radicamento sul territorio mantovano rivolto sia al pubblico, alle aziende e alle istituzioni. Per quanto riguarda la formazione, quali sono i nuovi giocatori che vedremo in campo? Ma ne abbiamo praticamente confermati solo due che sono Gergati ed Amici e quindi avremo 8 giocatori nuovi in campo, anzi forse 10 perché abbiamo anche 2 ragazzini aggregati che sono Morello e Magni, che sono 2 ragazzini molto interessanti che stanno lavorando bene insieme al gruppo della squadra, quindi saremo in 12 e poi abbiamo, partendo dal ruolo di playmaker, Vencato, è stato per anni il playmaker della nazionale giovanile, è un 95, un ottimo talento, è già stato playmaker del Casalpi nelle sfide contro di noi quando abbiamo vinto il campionato, ci aveva lasciato un ottimo ricordo. Poi abbiamo Timperi, che è un ragazzino del 97, una guardia molto promettente, un ragazzo molto volenteroso, atletico, dinamico, positivo, con voglia di lavorare e con lui abbiamo fatto un contratto pluriennale. Poi abbiamo Rinaldi, che è un ragazzino del 96, che ha avuto esperienze in Serie C, questo è un pivot, buon atleta che anche lui ha voglia di lavorare, sta crescendo, un ragazzo molto positivo. Poi abbiamo Corbett, che diciamo fino ad oggi è l'unico americano che abbiamo preso, è stato per diverso tempo il miglior giocatore americano straniero del girone est della stagione scorsa e quindi siamo molto contenti del suo atteggiamento, è una guardia che sa attaccare il ferro, sa anche concludere da 3, quindi è un giocatore completo. Poi di nuovi abbiamo Candussi, che è il pivot titolare, è un ragazzo del 94 che ha giocato 2 anni fa a Trieste in Gold, l'anno scorso a Pesaro in Serie A, giocatore nel giro della nazionale Under 20 anche lui la stagione scorsa. Poi abbiamo Silver Bryan, giocatore di esperienza, 35 anni, 2,8 m, giocatore che ha fatto la Serie A per tantissimo tempo, molto esperto, molto positivo, che riesce ad avere l'entusiasmo di un ragazzo
ragazzino sempre sorridente, sta trascinando il gruppo, è una scoperta molto interessante e molto, molto positiva. Poi abbiamo Gergati ed amici, Gergati è il cambio del play, è il cambio della guardia, è un giocatore che è stato scelto anche nel ruolo di capitano, ed amici che è il tre titolare che si sta proponendo molto positivamente. Insomma, mi sembra di capire che ci sono tanti volti nuovi, immagino che magari ci vorrà un po' di tempo per amalgamare tutta la squadra. Secondo lei, tra i nuovi acquisti, chi è già pronto per avere fin da subito un impatto importante? Sicuramente in quintetto partiranno Corbett, Pencato e Candussi, e quindi io credo che Corbett sia il giocatore fino ad oggi più talentuoso della squadra. Pencato e Candussi sono due giocatori che vengono dalle nazionali giovanili, e uno è 95 che è Pencato, come dicevo, e Candussi è 94, che sono molto molto futuribili e sui quali stiamo investendo per il futuro, ma sui quali ci contiamo moltissimo. Credo che questi siano i tre giocatori nuovi più importanti, ma non vorrei dimenticare Timperi, perché è una scommessa molto ma molto stimolante, perché sta facendo veramente molto bene, diciamo che è la sorpresa più positiva. Invece Silverbrain è la certezza, è il cambio del lungo, ma è una sicurezza sotto tutti gli aspetti. Andriano, tante novità ma una conferma importante, quella dell'allenatore Martelossi. Cosa vi ha convinto ad andare avanti con lui? Ma l'anno scorso abbiamo fatto un buon lavoro, è spiaciuto, diciamo, la parte finale. Noi avevamo già un accordo con lui, volevamo continuare un discorso e non interromperlo bruscamente nonostante la parte finale della stagione. Conosceva già i ragazzi e quindi era opportuno con lui condividere almeno questo primo passaggio, che così lasciava la squadra precedente per costruire un qualche cosa. Quindi il fatto di poter costruire insieme una figura che conosce già era un punto di partenza non indifferente, perché sapevamo già qual era il feeling reciproco, insomma, ecco. Quindi la voglia di lavorare insieme con una persona che conosci è stata quella che ci ha fatto scegliere di continuare senza nessun problema. Come abbiamo detto, il campionato inizia domenica 2 ottobre. Quali sono le avversarie più pericolose? All'inizio è difficile dirlo, però onestamente sulla carta prevedo che le due bolognesi, Treviso e Verona, siano le squadre del nostro girone più attrezzate per far bene. Però quest'anno credo che sia un girone con un livello altissimo dei quintetti. Cioè, tutte le squadre hanno degli ottimi quintetti, quindi sarà difficile ogni partita. Sarà una battaglia ogni partita. Le squadre che riusciranno a giocare per più tempo possibile al completo, secondo me, faranno la differenza. È un campionato di altissimo livello, perché abbiamo delle piazze molto molto importanti della Serie A e della storia del basket italiano, quindi per noi è un onore e un orgoglio poter disputare questa stagione con squadre così blasonate, e ci piacerebbe tanto anche poter vantare qualche vittoria nei loro confronti. Da tempo si parlava di uno spostamento della società da Poggio a Mantova e il progetto sembra finalmente concretizzarsi. Da dove nasce questa scelta? È una scelta che viene molto da lontano, perché noi siamo nati come prima Polisportiva Poggiese, poi la collaborazione, la fusione, chiamiamolo così, con la Pallacanestro Mirandola, e non potevamo spostare la sede da Mirandola al Mantovano perché non eravamo in Lega 2, quindi c'erano le macro regioni che era impossibile spostarla. Nel momento in cui siamo arrivati in Lega 2 e abbiamo potuto spostare la sede, l'abbiamo portata subito a Mantova, abbiamo cambiato il nome in Pallacanestro Mantovana. Cioè, la necessità di poter fare basket a certi livelli passa per essere in un capoluogo di provincia o in una realtà con dimensioni e interessi molto superiori a un paesino come Poggio Rusco. Poggio ci ha portato a questi livelli con fatica, con sforzi, con energie, e siamo orgogliosi di essere poggisi, siamo orgogliosi di essere partiti da qui ed avere qui le nostre radici principali, come quelle del main sponsor e di tantissimi dirigenti che stanno lavorando per il futuro. Ma ovviamente, se si vuole fare basket a certi livelli, bisogna entrare nel vivo del capoluogo, della città, e quindi avere gli appoggi, come dicevo prima, di una piazza con possibilità di spettatore molto più ampia, ma con possibilità di sponsor e anche di vicinanza alle istituzioni più immediata, sicuramente possono servire a radicarsi e darci futuro. Negli ultimi anni la società sta creando un seguito notevole a livello provinciale. Avete in mente qualche iniziativa per migliorare ancora di più il rapporto con i tifosi?
Sicuramente questo passaggio in città va su questa lunghezza d'onda. Abbiamo fatto una campagna di abbonamenti rivolta con molta attenzione ai Sotto a Chi Tocca, che è il club organizzato che abbiamo. Ma noi stiamo facendo un grandissimo lavoro sul settore giovanile e quindi con le famiglie dei bambini, con le famiglie dei ragazzi che si avvicinano sempre di più al basket. Abbiamo un progetto con Te Energia sul mini basket, arrivato ad avere 800 bambini partecipanti a questo progetto su praticamente quasi 2/3 della provincia. Quindi stiamo facendo un lavoro sul territorio enorme, perché crediamo che questo sia il modo di far arrivare i bambini al settore giovanile delle società che collaborano con noi, che sono praticamente 2/3 della provincia. Va bene, allora, visto che l'inizio della stagione si avvicina, faccio un grande in bocca al lupo alla società. E per chi volesse avere altre informazioni sulle partite della pallacanestro mantovana e su come acquistare i biglietti, segnalo il sito www.stings.it. Grazie al vicepresidente Adriano Negri per essere stato con noi. Grazie a voi della disponibilità, della vicinanza agli Stings. In bocca al lupo anche voi per il vostro proseguo. E anche per oggi Zona Sport finisce qui. Da Roberto Dallabella grazie per l'ascolto e a risentirci con la prossima puntata.